Amici di Onda TV di Bella Sicilia, benvenuti a Castelbuono in questi tre giorni dedicati all'infiorata di Castelbuono. Avremo questi tre giorni dedicati all'infiorata di Castelbuono, appunto, dove sono coinvolte più di 500 persone tra infioratori e scolaresche, che realizzeranno una ventina di quadri floreali dedicati appunto alla famiglia dei Florio, che diede lustro alla Sicilia nella Belle Époque. Qui cosa stiamo vedendo nel frattempo? Stiamo vedendo i bozzetti, i ragazzi delle scuole, anche le associazioni, perché oltre ai maestri infioratori sono praticamente impegnate tantissime scuole e tanti gruppi di associazioni del territorio che realizzeranno appunto questi bozzetti floreali composti da gerbere, da garofani e da altro materiale raccolto nelle campagne delle Madonine. E qua vediamo l'inizio dei lavori. Sì, è una manifestazione che unisce tantissima gente di qualsiasi età e che coinvolge nella creatività artistica della realizzazione dei bozzetti floreali. La tre giorni dedicata all'infiorata prevede appuntamenti enogastronomici, oltre che artistici, spettacoli musicali e degustazioni di prodotti tipici del territorio. Ringrazio l'assessorato all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, ringrazio l'assessorato regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo, e ringrazio il comune di Castelbuono e l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana. Invitiamo tutti in questi tre giorni, quale invito lanciamo? Venite a Castelbuono per godere questi tre giorni bellissimi dedicati all'arte, alla natura, all'enogastronomia e soprattutto per godere dell'infiorata, che è una manifestazione unica nel suo genere e particolare. Gianni Lagrua, presidente dell'associazione Promo Madonia, allora continuiamo, arriviamo fino alla fine di questa via. Sì, l'infiorata è lunga circa 100 metri in questa via, che è la via principale, via Sant'Anna, che porta appunto al castello dei Ventimiglia, che è il simbolo di Castelbuono, dove è custodito il teschio della padrona Sant'Anna. Come vedete ci sono qua tantissime scolaresche, tantissime associazioni che stanno realizzando questi tappeti floreali. Grazie ai maestri infioratori, questa manifestazione è arrivata alla sedicesima edizione in presenza. Ci siamo fermati solamente 2 anni per la pandemia, e comunque abbiamo fatto in modo che fosse assicurata appunto la continuità di questa manifestazione. E guardate, stiamo per arrivare alla fine di questa infiorata, ma sta per iniziare. E qui il castello. Allora, presidente dell'associazione Promo Madonia, qua il saluto agli amici di Onda TV Bella Sicilia. E vi aspettiamo a Castelbuono, cosa possiamo dire? Vi aspettiamo a braccio aperto a Castelbuono per farvi godere della stupenda nostra infiorata dal 7 al 9 giugno. Grazie, continuate a seguirci perché questo è solo l'inizio, le emozioni saranno ora dopo ora e si concluderanno fino a tardanotte con il completamento dell'infiorata di Castelbuono.